ho ceduto anch'io a questa Bratz Challenge e quindi ho deciso di ricreare, io ho deciso di portarla anche su YouTube perché è una challenge che c'è soprattutto su Instagram, comunque se non mi seguite su Instagram mi raccomando fatelo, e ho deciso di ricreare il make-up di Jade, quindi questo quest'occhio da gatta con colori rosa e nero e queste labbra bordate con un rossetto più chiaro. Ok, se vi piace questo make-up lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Ciao! Eccomi qui con un occhio già truccato. Il viso ancora lo devo truccare e lo faremo dopo. Inizio creando una base sulla palpebra superiore, sia mobile che fissa, con un matitone correttore. Questo qua è quello della Lady Lia, di cui non posso dirvi il numero perché comunque temperando si è tolto. Dopodiché lo sfumo con l'anulare per bene. Creo l'ombra di transizione con il blush color pesca dell'Evril e con un pennello da sfumatura. Prendo poi la palette Blush Play, Sculpting Blush Palette, e prelevo l'ombretto rosa, quello medio, e lo applico sulla palpebra mobile con un pennello piatto. Come sempre il mio inglese è proprio superlativo. Prendo poi la matita Carbon della Evril e vado a creare una sorta di linea guida nella piega palpebrale che poi andremo a sfumare con un pennello a penna per bene. Il disegno deve essere molto molto netto, come appunto nelle foto delle Bratz sono sempre molto truccate con queste linee molto 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 marcate. Io ho scelto Jade. Ecco, appunto, prendiamo un pennello a penna e andiamo a sfumare il tratto. Prendo poi l'ombretto della Neve Cosmetics, il Black Sheep, e vado a settare e ad accentuare il nero, concentrandomi soprattutto nell'angolo esterno dell'occhio per allungare bene bene gli occhi. Per avere proprio gli occhi da gatta. Il pennello che sto usando è un pennello piatto comunque, quello dell'Essence. Vado poi a creare un punto luce con l'ombretto matte della Benecos, questo qua è il Soft Vanilla. Andiamo poi a coprire l'occhiaia, prima di realizzare il trucco della palpebra inferiore, con la palette della Benecos Natural CC Concealer. E poi prendo la matita Carbon e delineo la palpebra interna inferiore e anche l'esterno, concentrandomi sempre di più all'angolo esterno dell'occhio. Andremo poi a settare anche la matita sotto l'occhio, sempre con il pennello piatto dell'Essence o qualunque pennello avete, andando sempre a marcare molto di più il tratto esterno e andando ad unirlo a quello sopra, sempre con l'ombretto Neve Cosmetics Black Sheep. Andiamo poi a pulire l'angolo esterno con un correttore in crema, questo qua è quello della Catrice, il Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer nella tonalità numero 005, così andremo ad illuminare ma allo stesso tempo anche a pulire e a rendere più netta e rialzata la linea. Procediamo poi all'applicazione dell'eyeliner, questo è quello nero della Benecos, in una linea molto molto sottile lasciata all'attaccatura delle ciglia, che poi andremo a sfumare
la parte esterna andremo a sfumare unendola appunto all'ombretto. Solo la parte esterna andremo a sfumare, sempre con lo stesso pennello dell'Essence che ho utilizzato appunto per sfumare il nero. In questo modo sembra un tratto continuo. Andiamo poi all'applicazione del mascara, questo qui è quello dell'Essence, il Lash Princess. Lo mettiamo in maniera abbondante sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Come sempre vi lascio sotto tutti i link di Amazon che fanno riferimento ai prodotti che sto utilizzando, almeno di tutti quelli che trovo, così se volete andarli a comprare lo potrete fare comodamente da casa vostra. Passiamo poi alle sopracciglia, sto utilizzando la Siena Brow Styler Ultra Brown, questa matita per le sopracciglia che adoro e amo e che consiglio, e poi vado a fissarle con il gel trasparente dell'Essence Lash & Brow Gel Mascara. Passiamo poi di nuovo al mascara, soprattutto sulle ciglia superiori ed esterne, anzi solo la seconda passata. Procediamo al trucco viso e andiamo ad uniformare l'incarnato con l'HD Liquid Coverage Foundation della Catrice. Ho deciso di utilizzare appunto un fondotinta siliconico perché voglio una base assolutamente perfetta e super coprente. Questo qua è nella tonalità 040 Warm Beige. Lo passo con un pennello perché la spugnetta altrimenti lo assorbe, così risulta essere un po' più coprente, ma sfumato comunque alla perfezione. Andiamo poi ad illuminare sotto l'occhio con il correttore Cancella Età della Maybelline. Facciamo una V e poi lo mettiamo anche al centro tra le sopracciglia e sul centro del mento. Io l'ho sfumato con le dita inizialmente per renderlo un pochino più coprente, per fare in modo che non venga comunque trasportato troppo sul viso, e poi gli ho dato un colpetto di sfumatura con il pennello piatto con cui ho passato il fondotinta e mi è piaciuto molto il risultato. Comunque andiamo poi ad illuminare ulteriormente, però con piccoli tocchi, perché questo correttore è molto molto coprente e si asciuga anche velocemente. Infatti questo l'ho steso con il pennello, il Catrice Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. Vado poi a settare il tutto con una cipria che sto amando, che penso sia adattissima per il baking, la Brighten Up Banana Powder dell'Essence. Io la adoro, mi piace anche di più della cipria in polvere per il baking della Makeup Revolution. La uso spessissimo, illumina senza appesantire troppo il contorno occhi. Andiamo poi a fare il contouring, io lo faccio prima in crema usando questo stick della Shaga. È il numero 114 Choco. Vado ad evidenziare gli zigomi e poi a metterne un bel po' sulla mia fronte spaziosa e poi anche sotto il mento. Dopo averlo applicato, e sulla punta del naso. E dopo averlo applicato lo sfumo con un pennello angolato. Questi pennelli li ho presi su Amazon, vi lascio il link anche di questi perché sono davvero davvero ottimi, ce l'ho da più di un anno e non hanno perso neanche un pelo nonostante io li lavi continuamente, e insieme ai pennelli danno anche la Beauty Blender, quindi se volete andare a dare un'occhiata anche di questi vi lascio proprio questo set di pennelli, vi lascio il link nell'info box. Sfumiamo bene per scolpire il viso.
vado a metterne un pochino anche sull'arco di Cupido, nella fossetta che c'è anche sotto le labbra, per dare un effetto più tridimensionale, visto che comunque le labbra delle Bratz sono super 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 carnose. Vado a settare il contouring fatto in crema con il bronzer della Puro Bio, questo è il Resplendent Bronzer Matte Finish, nella tonalità Bronzing Powder numero 02. E poi andiamo ad opacizzare tutto il viso con la cipria, questa qua è quella dell'Essence, cipria compatta, Mattifying Compact Powder, nella tonalità numero 02. Vado su tutto il viso con un pennellone. Prendo di nuovo il blush dell'Evril e lo vado a mettere sulle guance. E poi passo al trucco delle labbra, cerchiamo di fare una forma un pochino più a cuore e un pochino più carnosa, e quindi sono uscita un pochino fuori dalla mia, dal mio contorno labbra, e ho cercato di dare una forma quanto più arrotondata possibile. In questo caso ho usato appunto questa matita pastello della Neve Cosmetics nella tonalità Orchidea. E poi il rossetto che sono andata ad utilizzare è quello della Essence nella tonalità 02, e è molto più chiaro rispetto alla matita, perché nella foto la brazza era esattamente così. Andiamo poi ad illuminare, e per illuminare stavolta ho voluto utilizzare prima questo Light Correcting Serum Primer Sunlight della Catrice, che è un primer in realtà, però è talmente luminoso che ho voluto utilizzarlo come base per l'illuminante che andremo a passare dopo. È davvero bello, bello, bello. Guardate com'è luminoso. Dopodiché vado a settarlo con l'illuminante della Puro Bio. Questo qua è il numero 01. Guardate che luminosità, lo vado a mettere soltanto sugli zigomi e sulle tempie, sulla parte alta dell'arcata sopraccigliare. Ecco qua, il trucco è ultimato, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale. Ciao!